Ciao a tutti ragazzi, io sono Matt e benvenuti nella Be Happy. Allora ragazzi, ho dato un po' una sistemata alla zona del Last Millennium. Infatti praticamente avevo prima questo pattern con gli Stonebrick che mi piaceva, devo dire. Però ho detto, siccome si tratta della zona un po' tecnologica di questa zona qui, allora ho detto, vabbè, facciamo per esempio un portale che si abbassa, che mi dà accesso a tutta la zona tecnologica, tra virgolette, della dimensione. Ho sistemato un paio di cose qui sotto. Allora, innanzitutto qua dovremmo cambiare il cavo, perché dovremmo metterlo colorato in modo che possa metterne di più. Poi stavo pensando, per i droni, anziché farli finire nei barrel, perché comunque si tratta pur sempre di un bel paio di tipi di droni, dovremmo mettere un barrel per ogni drone, dato che abbiamo comunque l'impianto dell'Applied, che può contenerne veramente tante. Stavo pensando se metterne magari tipo un tot e poi mandare tutto il resto all'interno di un cestino. Per esempio, se raggiunge una certa quantità, faccio un dance cable solo dedicato a questi cestini che butteranno praticamente le api via. E praticamente raggiunte per esempio le 1000 unità di droni, tutto l'eccesso verrà buttato. Allora, qui abbiamo dei monitor che man mano che magari, per esempio, adesso io ho 5000 unità di un airdrop, no, tutto il resto me lo sta mandando nei barrel come avevo deciso, sistemandolo in questo modo qui, con un level emitter che praticamente emette un segnale di redstone quando all'interno dell'applied di Energistic trova 5000 unità di un airdrop. Questo export basso ovviamente mi esporta l'one drop e con una redstone cut mi esporta l'one drop solo con segnale di redstone attivo. Queste sono praticamente uguali, solo che sono per quanto riguarda la beeswax e per quanto riguarda il fosforo, che è praticamente qualcosa che stiamo per raggiungere con 5000 unità. Adesso ne abbiamo 1100, ma poi vabbè, dovremmo decidere se mandare la glowstone tutto all'impianto principale, se mandare anche lo zucchero, se mandare anche il cacao. Poi vediamo ragazzi, piano piano lo sistemiamo qua. Poi per il resto è tutto abbastanza molto fatto bene. Qua abbiamo una leva che praticamente mi alza tutti questi vetri e mi permette di accedere a questi M drive, dove possiamo mettere le nostre schede di memoria oppure lasciarli perdere come stavo facendo fino ad adesso. Qua abbiamo il cavo che qua praticamente è quello che importa tutta la roba proveniente dagli appieri messi lì all'interno dell'applied. Qua abbiamo un cavo che praticamente abbiamo tolto le centrifughe da lì e le abbiamo messe qui in una zona, nella sua zona. E praticamente abbiamo una centrifuga come prima, dedicata agli Onicomb, quelli normali Onicomb. Poi abbiamo quelli, non mi ricordo, ce li ho qui dietro, i Mossy Comb prodotti dalle Marshy, i Silky Comb dalle api tropicali, i Parched dalle Modest, i Cocoa dalla Valiant e dalla Steadfast e i Simmering che sono prodotte dalle api del Nether. Ora andiamo a vedere quali api ho fatto. Qua innanzitutto abbiamo fatto una piccola cosa per permetterci di caricare il nostro jetplate in maniera automatica, senza che ovviamente ci scleriamo a perdere tempo comunque a caricarlo e tutto il resto. Me lo carica via wireless, ma perché non me lo stai caricando? Ah no, è carico. Infatti mi sembrava strano. E qui sotto abbiamo messo anche una batteria della una Vibrant Capacitor Bank, giusto per essere sicuri di avere sempre energia. Allora, qua vabbè c'è il Quantum Entangled Ring coperto da questi cosi qui. E qui abbiamo... Ah, fanculo, ho sbagliato, porca puttana. Qua abbiamo un Ender Chest che praticamente fino a pochi secondi fa mi esportava dall'impianto dell'applied principale i labware, craftandoli praticamente. Gli diciamo, li mettiamo qua e così abbiamo almeno i nostri genetic labware a portata di mano, senza che noi ovviamente ci dovessimo rompere le scatole a craftarli in manualmente. Allora sì ragazzi, questi oggetti me li sono citati. Allora, perché l'ho fatto? Essenzialmente perché comunque, essendo un let's play, non devo star lì ad aspettare che le api muoiano. E siccome io comunque gli ho dato il gene longest come lifespawn, dovrei aspettare veramente, ma veramente, tanto tempo.
Poi vabbè, qua abbiamo un industrial appieri, perché in caso non sia un ambiente consono alle api dovremo per forza utilizzare l'industrial appieri e aspettare. Allora, qua che api abbiamo fatto? Io ho fatto per il momento la forest, la medius, la common, la cultivated, la steadfast. Poi vi dico anche come ho fatto la steadfast, la valiant, la sinister, e per il cazzo, Fiendish, Demonic, Tropica ed Exotic. Allora, sinceramente, per il momento l'unica che mi dà qualcosa di veramente utile è la Demonic, che mi dà la Glowstone come drop normale, non come specialità. Mentre tutte le altre, sinceramente, non è che mi diano granché, a parte la Valiant, lo zucchero e anche la Steadfast. Allora, la Steadfast l'ho tenuta, avevo un drone della Steadfast, non so come, però sicuramente l'avrò tenuta da qualche quest. Ho perso la principessa, non so che fine abbia fatto, e quindi ho dovuto fare il solito giro di incrociarla con qualsiasi app e tenere, cercare di mantenere il tratto Steadfast e di non perderlo. E alla fine ho ottenuto una principessa e un drone puri della razza Steadfast. Allora ragazzi, allora, dopo detto ciò, io a parte fare api nuove, che è sinceramente qualcosa che vorrei fare off camera, volevo fare un'altra cosa. Allora, qui abbiamo detto che tanto è da togliere. Ah, tra l'altro ragazzi, purtroppo, ho perso il piccone di Manulin. E anche un altro paio di oggetti. Se non sbaglio anche la Clever. Anche la Clever ho perso. Porca miseria. Questo perché, praticamente, un giorno stavo giocando tranquillamente. E cosa è successo? È andato via la luce, il computer si è spento, ho provato a ricaricare e mi ha dato il problema level.dat. Ho dovuto utilizzare un level.dat vecchio e quindi avevo altri oggetti nell'inventario. Non avevo questi oggetti purtroppo, ma vabbè, questi sono è un'altra storia questa che vi racconterò magari più in là quando sarete più grandi. Cazzo stai dicendo, Matt? Ma va bene lo stesso. Poi tra l'altro ho scoperto, ragazzi, che l'Ender Quarry sono riuscito a fargli il Fortune 3 upgrade. Però guardate quanta energia consuma. Per 80. Io praticamente l'ho montato, l'Ender Quarry. Sono andato per sbaglio a casa. Ho controllato di sfuggita la batteria e stava consumando 80.000 redstone flux. Cioè consumando, mi stava proprio scaricando il batterione gigante. Quindi ho detto, a meno che di non fare tutte le turbine, per il momento le lasciamo così. Io volevo fare, anziché fare qualcosa qui, perché tanto proseguirò off camera, vorrei tornare a casa. Ok, il mondo si è caricato e noi siamo sempre più felici di ciò. Andiamo nella zona dell'Energy Acceptor e guardiamo. Cazzo, ho molto Yellurium. Io direi di prenderne un bel paio di stack, perché qui dovrei avere ancora del plutonium che lo sta finendo. Penso che anche avendo 8 turbine questo reattore riesca a reggerle con il consumo comunque di Yellurium. Poi tra l'altro dovremmo fare un'altra cosa. Allora lo buttiamo tutto dentro, perché oggi ragazzi facciamo un altro reattore nucleare. Ma in realtà non è che serva più di tanto, però lo voglio fare. Lo voglio piazzare qui e fare poi dopo le api del plutonium e mandarle tutte in questo reattore, in modo che comunque le turbine riescano a reggere. Tipo lo Yellurium lo mandiamo al reattore che va energia e il plutonium invece lo mandiamo al reattore che va alle turbine. Perché il plutonium? Il plutonium lo possiamo produrre anche con le api, ragazzi. Come vedete, stesse percentuali praticamente dello Yellurium, quindi non mi costa niente mettere altri 25 di queste api qui. Ci dà il plutonium grains, che è messo in una crafting table, ci dà la plutonium dust, che è smeltata, ci dà il plutonium ingot. Possiamo farlo anche con la cianite, ma non è questo il giorno. Quest'oggi combattiamo per tutto ciò che ritenete caro in questa bella terra. Allora. Quindi io volevo prendere innanzitutto del reactor casing. Allora, facciamo un po' di reactor casing. Tanto dobbiamo fare anche i vetri, quindi. E cominciamo a costruire. Ma se devo essere sincero, pensavo producesse molto di più. 29 kg redstone flux. 29.000 redstone flux tick. Sì, va bene, ma pensavo producesse almeno intorno ai 40-50.000.
ma 29, boh, mi sembra un po' poco. Comunque, mi consuma parecchio, perché mi consuma parecchio. Non dovremmo comunque avere problemi di alcun tipo per quanto riguarda il fuel. Sono 1492 tick, diviso 20, che sono i tick al secondo. Praticamente vuole 1 minuto e 14 secondi per consumarmi un lingotto di Ellurium. Noi però dovremmo poterne produrre più di uno al minuto, se non sbaglio. Vedete, adesso me ne ha consumato uno, me l'ha appena consumato. È strano che non mi stiano arrivando gli Ellurium. Dove cacchio? Vediamo un po', facendo un rapido conto, no? Noi abbiamo un 2%. Che quest'app mi dia un Ellurium Comb, un 2% a ciclo. Come fa? Effettua un ciclo ogni 20 secondi, se non mi ricordo male. Vabbè, production upgrade che ne aumentano del sempre più 20%, quindi dovrebbe essere più 160%. No, sì, più 160%, ma sul 2%? Oppure sì, penso sia sul 2%, perché non me lo dà sempre l'Ellurium Comb. Praticamente abbiamo un 4, circa 5% che mi dia uno Ellurium Comb, contando che poi c'ha la fai che più o meno sia un 10% di produzione. No, ma dovrebbe reggere. Potrei voler altre api dello Ellurium, il che mi sembra alquanto strano, perché uno c'è anche... Sì, ma dovrebbe reggere. Io adesso lo lascio attivo per un po', perché comunque voglio vedere se regge con il consumo di Ellurium e tutto il resto. Ah, qui abbiamo del waste, quindi facciamo Ender Chest subito, così non me ne dimentico. Allora, no, dovrebbe andare tutto alla grande. 29,3 non mi piace, perché pensavo che mi producesse molto di più. Però sti cazzi, ragazzi, se poi mi giro e magari vedo che le turbine non riescono a essere alimentate da quel reattore lì, allora prendo e metto anche questo come reattore che produce steam. Non ci metto molto. Io sono un tipo che cambia idea molto facilmente, quindi secondo me ce la fa, secondo me regge. Più che altro dovremmo fare le api del plutonium per alimentare questo reattore qui. Ovviamente, ragazzi, faremo tutto off camera. E noi ci vediamo alla prossima puntata della BEP, dove faremo altre cose fantasmagoriche. Alla prossima, ragazzi.